Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata delle spiegazioni non richieste dello zio Tatta. Yeah! Oggi vi spiegherò come riconoscere una carta e la sua validità senza impazzire su internet. Ficata! Allora, tanto per cominciare, dobbiamo fare delle distinzioni. Innanzitutto, come riconosciamo se una carta è valida o no in alcuni formati? È semplice, lo devi sapere, ma se tu non sai un cazzo, ora te lo faccio vedere. Prenderemo in esame un po' di carte. Carte assolutamente fiche, ovviamente, e che nessuno capisce. Questa la posso giocare, questa non la posso giocare, questa dove la posso giocare e questa ci posso rollare. Quindi, andiamo innanzitutto a esaminare la carta numero 1. Come potete vedere, questa è una carta di Magic, in francese. Smasticazzi. Il punto è che ogni carta dal 2015 ha questo. E voi direte, che cazzo è? Questo è il simbolo holofoil. Se una carta di Magic ha questo simbolo holofoil, vuol dire che è valida in tutti i formati. A meno che non sia stata bandita. Quindi, oh là là, questa è una fottuta carta in una fottuta lingua francese che è valida in tutti i formati. Perfetto, ora sapete che questa è una carta valida in tutti i formati. Ma, e se avesse un altro simbolo? Un esempio potrebbe essere... Shoryuken! Questa carta ha un simbolo triangolare. Lo vedete il simbolo triangolare? Questo simbolo triangolare vuol dire che questa carta è una carta non canonica. E che cazzo vuol dire non canonica? È semplice, minchioni! Una carta non canonica vuol dire che è una carta che è valida soltanto nei formati non canonici. Quindi, in tutti i formati, tranne lo standard, questa carta è valida in Commander. E solo in Commander. Ma... E attenzione, questa è la parte più divertente. Essendoci questo simboletto, vuol dire anche che questa carta potrebbe essere stampata uguale, stesse abilità, ma... con un nome diverso. Come con un nome diverso? E come cazzo fai a stampare una carta, la stessa carta, con un nome diverso? Quindi, come cazzo fa la Wizard a stampare le carte con il nome diverso? Ma porca puttana, dove cazzo eravate quando è uscita Ikoria? Ecco la risposta! Questa è una carta con un holofoil rotondo, quindi valida in tutti i formati, ma... Ehi cazzo! Perché si chiama Godzilla? No, in realtà l'artwork è Godzilla. La carta è... Zilorta, incarnazione della forza! Ecco spiegato come fa la Wizard a incularci due volte, perché noi ci compriamo la carta figa, ma poi la fa uscire con un altro artwork, un altro nome. Bastardi! E adesso voglio farvi esplodere il cervello. Domanda! Questa carta esce dall'espansione? Infinity! È valida o no? La risposta è che è valida in tutti i formati, perché ha un holofoil rotondo, esattamente come il nostro amico Ulamog. Anche lui ha un holofoil rotondo. E questo vuol dire, ehi, ma questo vuol dire che le carte di Infinity possono essere giocate in tutti i formati? La risposta nel prossimo video. Quindi il nostro ascoltatore aveva detto: ehi, ma le carte di Infinity quindi possono essere giocate in tutti i formati? La risposta è no, minchione! E questo perché solo questa carta e tutte le carte con questo holofoil possono essere giocate in tutti i formati, perché le altre hanno questo simbolo holofoil. Questo simbolo holofoil, detto anche Acorn, dice che ti attacchi al cazzo, non la puoi giocare da nessuna parte! Capito? Quindi esistono tanti holofoil diversi e vanno controllati! Per domande e risposte rivolgersi al mio ufficio, grazie. Quindi ricapitoliamo, breve recap. Universe Beyond. Non Canon Card.
triangolare. Carta regale, carta carta legale in tutti i formati, ma di un'espansione cogliona. Carta di un'espansione cogliona e illegale in tutti i formati. Grazie per la cortese attenzione. Uhu!